A seguito di una segnalazione anonima giunta presso la sala operativa della Questura di Palermo su una presunta coltivazione di marijuana in un'abitazione del quartiere Falsomiele, la polizia ha arrestato un uomo di 56 anni accusato di coltivazione di marijuana e furto di energia elettrica. I poliziotti si sono appostati nei pressi dei due ingressi della casa e hanno atteso che il sospettato uscisse. Una volta fuori, l'uomo è stato fermato e identificato dai poliziotti che hanno poi proceduto a effettuare la perquisizione domiciliare. All'interno della casa, precisamente nel vano scantinato, gli agenti hanno scoperto una serra con all'interno 102 vasi contenenti altrettante piante di marijuana. La serra, le cui pareti erano munite di tele isolanti, era attrezzata con 10 lampade alogene, 3 condizionatori dotati di appositi cestelli aeratori, un idrometro, una centralina temporizzata, una pompa per irrigazione e diversi fertilizzanti. Inoltre, all'interno di un armadio è stata trovata una vaschetta di cartone con dentro circa 90 grammi di marijuana in fase di essiccazione. In un armadio della camera da letto è stata invece trovata altra marijuana, 210 bustine in plastica trasparente e 3 bilancini di precisione. Le 102 piantine, le attrezzature per la coltivazione, la sostanza stupefacente pari a circa 150 grammi e tutto il materiale per il suo confezionamento sono stati posti sotto sequestro. I poliziotti durante le fasi della perquisizione hanno chiesto inoltre l'intervento di personale e distribuzione, che giunto sul posto ha accertato la presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica, sia della casa che dell'impianto di coltivazione. L'uomo è stato arrestato perché colto in flagranza di reato di coltivazione di sostanza stupefacente e furto di energia elettrica.